Ragazze, ragazzi, rieccoci qua su Ratchet & Clank Rift Apart. Allora, siamo sul pianeta piratesco. Avevamo difeso i Mort, se non ricordo male, ma adesso mi stavo approcciando a svolgere questa missione secondaria, caccia al tesoro. Aspetta, fa vedere se... Accidenti, si vede che hai gusti raffinati. Ok, se avevo già... non mi ricordavo se avevo già guardato. Allora, andiamo di qua. Toh. Un po' troppo in alto. Toh. Un po' di elettricità. Oh, nuovo livello, livello 5, vai. Allora, aspetta. Credo che sia... No. Aspetta un attimo, visto che siamo qui, potenziamo. accumula qualche livello e Dov'è? torna a potenziarla. Parafulmine. Ma no, dov'è? Non lo vedo. Quanto bombardiere co a colpo di fulmine. Che è vero che cambiano poi nome. Potenziamo questo al massimo. Ok, che avevo tenuto apposta un po' di raritanio. Non scaglierai Ok. più fulmini e saette, scaglierai intere Eh tempeste! sì. Speriamo. Ok. Oh, scoppiano dopo. Pochettino. Ah no, c'è questo. Aia. Ecco. Ok, ho finito i colpi. Bombardiere, vai. Faccio del raritanio. Qua usiamo... Sì, vai, bombardiere. Stanno ballando. Ole. Hai anche fermato l'esecuzione, ma non ruberai mai il nostro mattino. L'ho saccheggiato onestamente. Mi sei loro. L'ho saccheggiato onestamente. Ok. Spettacolare se servono tanti pirati per sorvegliarlo. Speriamo. Ok. Attenzione, tagliano. Molto. Ok, togliamo tutto. Ancora? Non si arrende. Basta. Non vedo nessun bottino qui. Magari ci è sfuggito qualche dettaglio. Aspetta, qua c'è l'ascensore. Aspetta, aspetta. Pensavo che dovevo andarti qua. Cos'è? Ah no, qua è per raggiungere... Eh sì, ok. Ecco.
titanio qui. Ok. Torna giù. Non l'avevo visto. Tanto rimbalzano, è vero. Aspetta. Qui. Aia. E adesso il tesoro è tutto nostro. Aspetta, non c'è nient'altro, no. In alto, no. Questo. Cos'è? Una mappa matica? Figata! Rivela sulla mappa la posizione di Raritanium, un boldoro, spia bot. Ah, vedi? Ma guarda un po'. Sì, ci dice in anticipo tutto, senza doverlo, senza doverci avvicinare. Interessante. Vabbè. Torniamo, cioè facciamo la missione principale, cioè andiamo di qua. Qua sì. Aspetta. C'è roba, qua si guarda, qua si torna alla nave, dico bene, sì. Allora. Miss Zurkun è a vostra completa disposizione. Prendiamo la rincorsa. Al nostro prossimo incontro. Era un tipo, no, non mi fido molto. Neanch'io, ma può aiutarci a trovare il capitano Quantum. Dobbiamo solo superare queste prove. Ok. Qua. Un attimo. Quindi il grog è fatto di... Immagino che questo sparafaggio vorrà uscire da lì. Qua, niente. Qui dietro. La montagna del Teschio si trovi oltre quei relitti. Aha. Ok, fa vedere dove siamo. In teoria qua c'è... Ah, là c'è del raritanio. Vediamo se ci arrivo. Oh sì. Ok. Perfetto. Non schiantarti, non schiantarti! Questo coso ha il turbo? Oh. Non ci sono i freni, vero? Ok, ma... Ah, e magari... qua c'è un bolt... Però non vedo. Hai già cavalcato uno di questi sparafaggi, vero Clank? Più che altro mi ci sono aggrappato sperando di uscirne vivo. Mi sa che si ricorda di noi! E ci sta seguendo, pare. C'è qualcosa di molto strano qui. Ok... Ma secondo me, poi guarderò. Benvenuti alle prove piratesche! Chi sarà il primo a vivere rocambolesche avventure? Che cosa? Salute! Ah, quello non scoppia? Finto. Dunque, ben arrivati! Vi divertite? Ma... Buona fortuna! Buona, grazie.
prove piratesche sono un parco a tema. Grande! Premi X, poi quadrato per avere la sfida di karaoke marinaresco. Questa roba. Allora, sei pronto a fare faville con un losco canto marinaresco? Oh no. Ah, questo è lo spirito. Ascolta con attenzione e spara ai pirati in ordine per cantare a tua volta. Turbante, cantan canti. Cioè così. Turbanti, cantan canti. Bene, molto bene. Adesso il piccoletto. Chiedo scusa. Ti servirà una memoria fina. Donne, rispettabili ruoli di potere. Uno. Donne con rispettabili ruoli di potere. Musica per le mie orecchie. Ora insieme. Ah, questo è lo spirito. Che aspettan presso alla riva. Aspetta, perché era questo. Che aspettan presso la riva. Bene, hai superato brillantemente la nostra prima prova. Ora sotto con la seconda. Non ce la siamo cavata male. No, però. Dovremmo farlo più spesso. Però per ora era semplice. E così credi di essere un pirata, eh? E la sogni? Poiché ora affronterai la tua prova più difficile. Il terrore della baia di Boku Boku. Il distruttore della luna 34B. L'ispiratore di ogni storia dell'orrore, la paura ancestrale dietro ogni ombra, il male dell'intera galassia incarnata, l'unico, il solo, Snoojax! È soltanto un Gruntor. Era un Gruntor. Ah già, dimenticavo. La seconda prova è temporaneamente fuori servizio. Quindi potete semplicemente andare avanti oppure no. Ma qua c'è qualcosa. Fate come vi pare. Puoi aiutarci con quel bolt d'oro, Glitch? Ah. Procediamo con calma. E Ratchet potrà usare questo computer in men che non si dica. Sempre se non mi faccio di nuovo intrappolare da quei virus. Ok, mi giro la testa. Madonna. Ma aspetta. Ah, eccolo, non l'ho visto. Ok. Uno è andato. No, a posto. Aspetta. Vado qui. Ok. Carica impulso. Dov'è che è? Ah, là. Facciamo così. Ok. E i virus continueranno ad evolversi a questa velocità. Che speranze posso avere di fermarli? E se fallissi un'altra volta? O se peggiorassi le cose? Ma cosa sto dicendo? Devo assolutamente fare
Mi ha potenziato la pistola. Direi che va molto meglio. Vado, mi gira la testa, aspetta. Devo andare pure per l'energia. Ok. Opla. Dov'è? Qua. Uno via. L'altro. Dov'è il cavo? Lì. Eccolo. E i virus sono davvero scaltri come sembrano. Questi ultimi bozzoli mi daranno del filo da torcere. Ne mancano tre. Ah, di qua forse. Madò, quanti sono. Ah, eccolo lì. Lo facciamo così. Beh, no. Ah, ok. Vai. Ok. Ottimo. Ecco, ora il computer è salvo. Ma che bella notizia, Glitch. Voi? Non volevamo interromperti, ma la prossima volta ne discuteremo faccia a faccia. Ci conto! Non vedo l'ora! Contenta! Oh, Glitch! Dov'è il Bolt d'oro? Forse... ah, qua! Ok, ce ne mancano 5. Molto bene. Vedere la mappa. Ok. Siete sopravvissuti allo Snugex? E se non funziona? Ma ora vedremo di cosa siete capaci mentre affronterete la prova finale. La caccia al tesoro. E così il capitano salta alla ricerca del leggendario tesoro, ignaro del fatto che la sua nave sta per essere abbordata. Dietro di te, lupo di mare. Aspetta, no. Ohia. Diamogli una mano. Ma le placide acque nascondono ancora altri pericoli. Pirati! Siamo circondati! Tieniti forte, bucaniere! Ah. Aspetta. Ok. Poi là. Ah, esaurite le munizioni. Un po' di bombe. Ok. Poi. Ah, qua. Esploso tutto. L'intrepido capitano. Ha vista la terraferma. È forse questa la sua destinazione? Naturalmente sì! Ma il tesoro è protetto da... aspetta. I guardiani dell'isola! No. No! No! Opla. Un po' di energia. Ok. Dov'è?
No. Siamo. Oh, si ferma un attimo. E to. E poi questo. Ah, è vero che ce l'avevo, sì, il mitagliatore. L'avevo preso, mi ricordavo più. Vai. Nuovo livello, bombardiere. Ma si surriscalda questo. Proprio un minigun. Aia. Come fosse un minigun. No. E no. E vai di bombardiere. Proprio. Oh no. Ok. Vittoria! Dopo un aspro cimento, la valvola del tesoro è finalmente a portata, ma a un tratto i puffoidi mi tendono un'imboscata. Puffoidi? Ah. Sì, va bene. Ok. Ah, va che c'è un pezzo d'armatura. Ok. Niente male davvero. Pirata robot. Vediamo. Ah, vabbè, è figo, eh. Cos'è? Danni dai pirati ridotti del 20%. Però, vabbè, copre un po' la testa. No, anche l'altro è figo, sì, questo qua, però. Teniamo sempre lui, dai. Più morbido. Sei sopravvissuto? Volevo dire... Urrà! Urrà! È il capitano da quella parte. Bene. Contenta, eh. Finalmente! Sembra che Pierre abbia detto la verità. Prima vediamo cosa c'è più avanti. Sprizza felicità a tutti i pori. Oh oh. Vorrà dire congratulazioni in cranese. Questo non migliora la situazione! Ok. Allora, capitano, cosa? Dimmi, dunque, che ci fai tu qui? Sei... in pericolo. L'imperatore ha un... Dimensionatore? Lo sapevi già? Ah, ah, lo stiamo spiando! Un'operazione memorabile! E a questo punto è lui che si trova in pericolo! Con quell'arnese anticiperemo l'imperatore! Arnese? No, è la mia faccia! Ma tu non sei un robot! Come osi? Aspetta, anche questa dimensione ha un quark? Quark? Sono Quantum! Capitan Quantum! Assassino! No, 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 sono io! Ehi, eccomi qui! Quantum, visto? Pagherete caro per aver oltraggiato il nostro capitano! Tutti e due! No! No, no! So, anziché verde è rosso, vabbè. Questo guaio è colpa tua, Capitan Cosa! Salvami, ti prego! Mi chiamo Ratchet! Ci darai quell'elmo? Va bene, eccolo! Aspetta. Per uscire vivi da questo. Un attimo. Lascia fare a me. Ok, adesso abbiamo. No, mettiamo. Dov'è?
qua. Ah, siamo... saliti di livello. Caso, ma mi sa che non ho preso nessuno. Bolt. Questo quark di cui parlavate prima. Il capitano Quark è il tè della nostra dimensione, ma preferirei parlarne più tardi. Sì, in effetti non è il momento. Capitano, eh? Ho un degno rivale. Dunque, insomma. Ok. E... no. Aspetta, facciamoli. Ok, non si sa mai. Su un altro. Ah, là. Ok. Ne manca uno. Come ne manca uno? Ah. Dimmelo tu. Quello era l'ultimo? Beh, se fossi il loro capitano, gli ordinerei di raggrupparsi e contrattaccare. Ma non lo sono più, quindi... chi può dirlo? Sembra minaccioso. Ah, siamo quasi pronti al decollo. Andate al ponte di comando superiore e attivate i propulsori. Ok. Libertà! Dolce, dolce libertà! Oh no! Oh no! Ma abbiamo contro l'intero pianeta? Se non volessero accoltellarmi tutti, ne sarei profondamente onorato. Resistete ancora un attimo! Siamo quasi a piena potenza! Dove va quella nave? Ma che cosa diavolo è? Hanno attivato il raggio raffiatore! È un'imboscata! Ed è eseguita alla perfezione, per il giusto! Oh, sono stato un ottimo insegnante! Sì, va bene. Aspetta. Pagherete per la testa del... ma non è morto! Era solo un impostore. Aspetta. Visto che quelli li devo distruggere, sennò poi ci vado a sbattere. Basta. Aspetta. Ah, sono di là. No. No, troppo! Oh. No, troppo oltre. Aspetta. Ma là, se no, posso... vediamo. Prenderli da qui. Ma l'ha preso. Devono tagliare. Non sanno. Ok. Poi. Ma mancano loro? Aspetta. Ah, ma non ci arrivo. Aspetta. Ah no, devo forse andare lì. Ok. Ok, ok. Avevo paura di... ma qui a far cosa? Ah.
chiedere un passaggio. Eccoci. Ora disattiviamo quel raggio. Ok. Un po' di munizione, un po' di bolt. Raggio razziatore disattivato. Tutti a bordo! Ok. Voi due potreste essere dei discreti pirati. Sareste interessati a unirvi alla mia nuova ciurma? C'è un cappello in omaggio. Ah beh. Grazie, ma forse dovremmo concentrarci sulla fuga prima di finire in mano ai pirati o all'imperatore. Imperatore? Saremo lontani anni luce prima che riesca ad arrivarci a tiro. Ma devo ripremerlo. Siamo pronti al decollo. Forza, accendete i propulsori. Non ci tagliano la strada. Pronti all'impatto. Ci siamo arenati. Non riesco a smuoverla. Ecco. Hanno un affondatore! Intendi quel gigantesco cannone? Ci sparerà fino a pochi tardi. Dovete disattivare! No! Sono finito in acqua, mi hanno preso il volo. Ci siamo arenati! Aspetta, muoviamoci. No, no! Hanno un affondatore! Cavolo! Intendi quel gigantesco cannone? Ci sparerà fino a pochi tardi. Dovete disattivarlo! Aspetta, se riesco. Ok. Energia fondatore l'80%! Fratelli filibustieri. Dobbiamo disattivare l'affondatore e in fretta! Un attimo. Deve esserci. Così. Qualcosa di utile qui intorno. Aia, bordello. Beh. Vai. Vai di irrigatore. Una valvola. E un attimo, sono impegnato. L'unico modo per fermare. L'affondatore, giusto? Ma prima. Nuovo livello, guanto del fato. Dobbiamo pensare ai pirati. Sì, in effetti. Con quanta roba la sto colpendo. E quello è andato. Non vede niente. Dov'è? Ok. Aspetta. Devo raccogliere eventuali. Ok. Non chiama... abbiamo scelta. Usa la campana. Bollicina a cena.
bene. Allora, questo Capitano Quark è un pirata anche nella tua dimensione? No, è un eroe. Anche se in effetti ci ha traditi, si è venduto per salvare la pelle e si è preso il merito. È un eroe? Perché, nonostante tutti i guai che combina, lui c'è sempre nel momento del bisogno. Non si tira mai indietro. La dimensione è al collasso. L'imperatore e inarrestabile sono costantemente in pericolo. Un buon momento per cambiare vita. E ora? Sei? Che stai facendo? È un gesto eroico! Quantum ci ha davvero salvati. Wow. Dobbiamo avvisare Rivet e Kit. Vediamoci da Zurkis. Decideremo lì le prossime mosse. C'è qualcosa di nuovo? No. Zurkon vende solamente merce di alta qualità. Potrei prendere... No, ma il guerrafondaio non lo prendo. Lo lascio magari come ultima arma. Qua posso potenziare qualcosa. Il guanto del fato, sì. Ok. Quel potenziamento è già tuo, tesoro. Ogni uovo del fato produce un cavaliere in più, bene. Il bombardiere, direi. Qui si okay. Fa sul serio. Ok. Potenziamenti. Poi, cosa cavolo? Imminenti. Questo ok. Ma al limite potrei... No, questo avevo potenziato. Potrei potenziare... Sì, Gravitempesta... Ma... È una minigun, praticamente. Purtroppo, non hai slot liberi. Sì, dai, potenziamo questa. Non mi dispiace, anche se ha il sistema di surriscaldamento, però vabbè. Ok... Però potenziandolo magari. Ciao ciao. Ok. Ci siamo potenziati. Fa vedere la mappa. In teoria è. Qua c'era anche almeno un infobot. Mi pare di averlo visto. Un bolt d'oro. E questa questo isolotto qua. Però in teoria dovrei tornare indietro. Ma come si raggiunge quell'isolotto? Forse con il mercato della refurtiva? Sì. Ok, sono qua. Devo andare... Aspetta, prendere... l'animaletto qua. Ok. Non schiantarti, non schiantarti. Secondo me. Infatti, vedi, guarda qua. Oh. Oh no. Anni di fuoco. No. Vado, sono vivo. Però adesso muoiono. Aspetta, fa vedere. Sono qua. Vabbè, cominciamo. Allora. Ok, così.
Prendiamo di qua. E se io vado piano, no? Meno. Così. E di qui penso. Vediamo. Hai visto che sono. Ok. Eccolo lì. Otto, ne mancano due. Aspetta che se... Se un attimo buggata la, l'interfaccia, ok. No. Infobot... Qua. Ardolis, il covo non tanto segreto dei pirati, è la roccaforte dei robot che ambiscono a una vita di avventura, libertà e gesta moralmente discutibile. Un tenore di vita tutt'altro che economico, che ha spinto i pirati ad avventurarsi nelle acque turbolente del branding e dei mercati di riferimento, con la creazione di un proprio parco tematico. Hai mai sognato di vivere un giorno da pirata? Ora puoi! Devi solo sopravvivere alle loro prove. Il successo dell'operazione è materia di discussione, ma la fortuna dei pirati è in ascesa, grazie al loro misterioso capitano, che ha dimostrato un talento sorprendente nel prevedere le mosse dell'imperatore Nefarius, sventando tutti i suoi piani ai loro danni. Va bene. Ok. Ok, qua... Parte le casse di Bolt. Qua volendo ti fanno tornare all'astronave. Ok, non c'è niente. Qua ci sono altre casse. Qua vabbè ci sarà, esatto, qualcosa di raritanio. Vediamo. Eccolo, un po' di casse, un po' di bolt. Esatto. No, non vedo. Ok, qua mancherebbe poi un bolt, però... Come raggiungo? Quella zona... Ah là, eccolo là, il raritanio. Ok, allora qui posso richiamare... un esserino. Ok, qua. Aspetta. Ok, forse di qua. Di qua, di qua, eccolo. Preso. Ottimo. Qui ce ne mancano solo 4. Allora, adesso però a vedere, vorrei tornare indietro. No. Beh, si può tornare indietro anche così, in effetti. Infatti, ok, così ho praticamente preso tutto, a parte, vabbè, raritanio, ok, quello un po' un optional. Adesso torniamo all'astronave. Ardolis è chiuso oggi, viaggiamo la scomparsa del nostro amato. Ok, fa vedere se c'è qualcosa di nuovo. Allora, qua abbiamo preso tutto. Qui abbiamo preso tutto. Qua abbiamo preso tutto. Qui abbiamo preso tutto. Ah, qua mancava, è vero, un bolt. Però io non lo trovo. Avevo cercato, non l'avevo trovato. Qua manca un infobolt, ma secondo me è legato a qualche coppa. Quindi io direi di andare avanti per il momento. Mi chiedo cosa combini Rivet. E ora un messaggio dal vostro imperatore.
popolo! Ce l'ho fatta! Finalmente! I pirati sono sconfitti! La resistenza è crollata! E ora la galassia, infine, è mia! Tutto qui? Dov'è la gioia? Il tripudio? L'ebbrezza sanguinaria? Perché mi sento esattamente uguale a prima? Perché hai fatto del successo il tuo unico obiettivo. E ora che l'hai raggiunto, la tua vita non ha più uno scopo. Che cosa ne vuoi sapere tu del successo? Ma certo, la mia vittoria non è ancora assoluta. Ci sono innumerevoli dimensioni che attendono di essere conquistate. Buona fortuna! Mi ci sono voluti anni soltanto per risalire alle coordinate di questa. Certo, perché hai dimenticato la prima regola del buon viaggiatore. Procurarsi sempre una mappa. Una mappa? La mappa dimensionale? Sì, negli archivi. Sta andando su Savali. È tutto chiaro, Rivet? Chiaro, ci vediamo là. Oh no! Opera di Nefarius. Gli archivi custodivano la mappa dimensionale, giusto? Sì. Rivet, Kit, l'imperatore Nefarius ha distrutto gli archivi. Adesso entriamo a vedere se ha preso la mappa. Gli archivi distrutti? Dov'è Gary? Non lo so. Truppe di Nefarius! È stato rapidissimo, Mitzga. Siamo di nuovo qui, vedi? Ah, guardalo qui, ma scusa, io avevo esplorato qui. Bah, non lo so. Qualcosa... Ah, vedi, prendiamolo. Decapitatore era il fucile da cecchino, prendiamolo, dai. Ok. Vediamo. Metà corsa. No. Beh, posso fare così, è più classico, eh. E così. Ecco. Sì, però non è che mi piaceva molto, eh. Ecco. Però loro stanno fermi. Sapevo che sarebbe arrivato. Ma nessun intruso è permesso avvicinarsi agli archivi. Aspetta. Io prendo. L'imperatore non la prende. Non la prenderà bene? Fa niente. Olè. Sul riscaldamento. Ok. Aia. Beh, sembra, è forte comunque, eh. Un sacco di colpi ed è forte, quindi sì, dai, lo potenziamo. No. Andate, col mangiate di tutti. Ok. L'imperatore si sta dirigendo agli archivi. Dobbiamo arrivare prima che... Sta abusando del dimensionatore. I confini tra gli universi si fanno sempre più sottili. E quindi abbiamo Sgherri Ossuti? Sgherri Ossuti. Mi sembra ovvio. Dobbiamo mettere le cose a posto, non si capisce più niente. Cioè, so, cioè. Io ho questi tizi danno i brividi. Sono oltremodo in con me. Oh. Non si diverte. Ok, andiamo di. Ok.
risvegliando. Scusa, come? Presto, Ratchet, dobbiamo arrivare agli archivi. Tutto sotto controllo, tranquilla, ciao. Tutto sotto sopra. Quello è fermo. Fisso lì, vabbè. Possiamo, dobbiamo entrare negli archivi attraverso quella fenditura. Ah, ma quindi non possiamo esplorare il pianeta? Per il momento, mi sa di no. Oh no! Rivet, niente mappa dimensionale. L'imperatore deve averci anticipato. Siamo quasi alla nave ammiraglia. La recupereremo. Gary e i monaci stanno bene. Li troveremo. Buona fortuna lassù. In base alle norme strutturali delle navi imperiali, all'ultimo livello si trovano risorse di valore. Spero che la mappa sia lassù. Scopriremo.